Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan and Battle versione JAP, secondo showcase di giornata. Mi raccomando, se vi siete persi il primo sulla nuovissima LR, recuperatevelo, ma attenzione perché adesso siamo ad uno showcase importantissimo. Gohan LR ad Ezza. Inaspettato, almeno per me, non lo so se l'avevano già annunciato, ma totalmente inaspettato. Andiamo a leggere la carta, parola d'ordine, mi raccomando, difesa. Ma prima di iniziare, attenzione, prima che me ne dimentichi, in realtà vi volevo ricordare che ci vediamo oggi pomeriggio verso le 15, 15:30, 16, ancora non lo so, nel caso comunque cominciate già a seguirmi, ad attivare la campanella. Ci vediamo su Twitch in live perché andiamo a pullare da Endeavor su My Hero Academia. Mi raccomando, vi aspetto. Detto questo, leggiamo la carta. Int chi più 4, HP attacca e difesa 120%. Super attack, resist defense per un turno. Ok. 18 chi, greatly resist attack per un turno e resist defense per un turno. Per una volta, difesa. Passiva, difesa più 58%. In più, addizionale difesa più 58% quando lanciamo un super attacco. Ancora una volta, attacco più 18% per ogni chi ottenuto e chi più 1 quando per ogni chi, ovviamente, vabbè, sempre per chi ottenuto. Raga, difesa era quello che serviva a questo personaggio. Ovviamente SA25, boost alle stats. Ragazzi, la carta dal punto di vista offensivo ha sicuramente ricevuto un piccolo upgrade, ma quello che serviva realmente a questa carta era la difesa, che peccava veramente tantissimo da quel punto di vista. 126.000 ad ability full, raga, lo proviamo così perché secondo me è fattibile ad oggi averla ad ability molto alta questa carta, almeno per un paio d'account. Adesso mi aspetto sicuramente tantissimi commenti con scritto con la mia citazione di questo video. Lo fate sempre, raga, fatelo che è divertentissimo. La mia citazione. E poi ci sono io con, che non ho nemmeno la copia d'ability free di questa carta. 6 milioncini così con 6 orb prese. Come vedete, dicevamo dal ok, ovviamente c'avevamo il buff di... Ma perché sta a laggare in questo modo? Perché a volte mi lagga in... Io non lo capisco sta cosa. Comunque niente, raga, mi sono un pochino gasato con questo Ezza di Gohan, devo dirvelo. Dai, dai, man mano potrebbe recuperare. Cioè, sta andando totalmente... Io non capisco perché, ve lo giuro. Ok, in teoria la situazione forse potrebbe... Sì, è ovviamente migliorata perché purtroppo ero io che avevo lasciato un po' troppe cose aperte che mi ciucciavano memoria, ecco. Quindi, ecco, come vedete adesso già la situazione diciamo che è drasticamente migliorata. Purtroppo ero io il problema, devo ammetterlo. Dicevo, no, mi stavo divertendo tantissimo su quella cosa del... Che io dico, la carta è fattibile avercela ad ability altissima. E poi come al solito mi ripigliate quella frase, mi dite e poi ci sono io che la carta non ho manco pullato mai mezza copia in 7 anni. Allora, fermi, turno a dir poco pazzurdo, pazzesco, pazzurdo. Cioè, questo turno è la perfezione praticamente per il nostro Gohan. Purtroppo, però... Allora, questa sarebbe la perfezione per noi. Purtroppo Goku non ci resiste, quindi io sono costretto a fare così. E cioè a mettere Gohan vicino al Gohan AGL, visto che è il suo miglior best buddy. Uno dei suoi migliori best buddy. Purtroppo ci perdiamo questo Gohan, però pazienza. 10 orb, ragazzi, ha fatto... Il Gohan Kid Int, ragazzi, ci darà dei buff clamorosi. Perché oltre a cambiarci le orb, come potete vedere, quindi... Oltre a farci lanciare un super attacco che ho paura, io me ne vado, ve lo dico, me ne sto per andare. E ci sta buffando anche. Ci sta buffando anche in passiva. E quindi nulla. Quindi nulla. 8 milioni. Così, 8 milioncini belli, caldi, croccanti, fragranti. Non ne ho la più pallida idea, non ho più... aggettivi, come fossero un croissant, veramente, questi 8 minuti. Ma che sto dicendo stamattina? Raga, quando una carta mi piace, fine, divento così. Detto questo, allora, volendo, io ve lo dico, si potrebbe anche chiudere qui lo showcase, ragazzi, però continuiamolo, perché magari ci esce qualche altro turno pazzurdo, perché finora abbiamo visto nel miglior turno
Gohan Linkante, insieme al Gohan AGL, che ancora una volta ribadisco, è praticamente fra i suoi migliori migliori buddy, se non il suo best buddy. In più l'abbiamo visto anche in turno con Gohan Kid, che è il suo miglior buffer, ok? Che oltre a dargli buff del 50% e tutto il resto, gli dà anche l'Orb Manipulation, che lui, di cui lui ne beneficia tantissimissimo. Quindi tanta roba questa qui. Detto questo, allora. Cosa importante. 100.000 di difesa. Noi ovviamente stiamo vedendo la difesa pre-special, ma ricordiamo che lui becca quell'addizionale 58%, se non sbaglio. Sì, 58 dovrebbe essere, al lancio del super attacco. Quindi questa è soltanto la difesa di base ad inizio turno con quella difesa più 58, ma successivamente poi andiamo ad ottenere anche un ulteriore buff in difesa, al, ovviamente fisso, al lancio del super attacco. Qui direi di prendere assolutamente queste 9 orb così uscite dal nulla e andiamo a dare a lui, tanto che ce frega, insomma. E sì, andiamo a dare queste qui a Guantec. Vediamo. Allora, quanto becchi qui? Vabbè, non si può fare il paragone ovviamente perché non becchiamo nulla. 6.300.000. Allora, vi dirò, la carta è fortissima, veramente forte. E ai livelli di Gokusa potrebbe essere vicino ai livelli di Gokusa. Forse Gokusa continua a rimanere più forte, perché ad oggi veramente Gokusa è l'apoteosi di un'Ezza ad una LR. Anzi, in realtà potrebbe anche essere Broly, se vogliamo, l'apoteosi. Però sono entrambi l'apoteosi. Questo Gohan è al livello degli altri due Ezza? Assolutamente sì. Senza alcun dubbio. È fortissimo, è diventato fortissimissimo. Problema soltanto quella difesa, se vogliamo, relativamente bassa, pre-special. Però almeno ce l'ha un buff. Nel senso, rispetto a Gokusa, poi Gokusa è messo peggio pre-special a livello di difesa. Almeno questo qui invece ci garantisce... Oddio, sapete che non me lo ricordo per quanto riguarda Gokusa? Non me lo ricordo. Cioè, sicuramente dal punto di vista difensivo ci guadagna al lancio della special, in dubbio. Però non ricordo il pre-special. Mentre questo qui comunque... Vai, parte già da una base. Già al 58% su stats da LR ad Ezza soprattutto, già è qualcosina. Già sono 100k di difesa, non considerando più di tanti link, perché comunque non vanno troppo ad influire sulla carta. Qui abbiamo all'interno di questo turno ovviamente il buff di Trunks. Qui è inutile, possiamo metterlo primo, secondo, ci cambia veramente poco, visto che Gohan linka praticamente allo stesso identico modo sia con Trunks che con Gohan AGL, come potete vedere. 5 orb, sì, prendiamole. Ovviamente, raga, inutile che ve lo dico, la carta è sempre comunque, dal punto di vista offensivo soprattutto, non più dal punto di vista difensivo, anzi, dal punto di vista difensivo la carta è diventata ancora meglio di quello che era. Già era forte prima, adesso è diventata ancora meglio. Come vedete riesce a raggiungere valori pari a 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, veramente con una facilità estrema. Mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Ovviamente, ecco, dal punto di vista offensivo è sempre comunque legata alla quantità di orb la carta. Quindi più orb fate prendere a questo PG, più ovviamente vedrete numeri elevati. Anche se pure sto Gohan AGL effettivamente all'interno di sto turno, ovviamente essendo da ability full e a tutti i link skill 10, e ci ha fatto vedere delle belle cosine, ovviamente. Ragazzi, la carta, bene o male, è questa qui. Ora, io l'ho voluta provare ad ability full perché, ribadisco, secondo me potrebbe essere abbastanza fattibile avercela ad ability alta questa carta. Ora, mi dispiace se alcuni di voi ce l'avranno ad ability free. Addirittura, in realtà, per dirvi, io nel... Allora, mi sembra che nei miei account Gohan LR Int ce l'ho da entrambe le parti, ok? Però in un account ce l'ho tipo ad ability 2/ability 3, in un'altra ce l'avrò sì e no ad ability free. Quindi sì, effettivamente, diciamo che forse ho estremizzato nel provarla ad ability full. Però comunque dai, non è troppo infattibile avercela ad ability quantomeno alta. Quindi questo showcase, dai, permettetemelo, ok?
volevo mostrarvi così la carta e secondo me ci può stare. Detto questo, io voglio provare assolutamente questo turno, perché questo potrebbe essere il turno finale e fatale per questa carta. Una cosa che non ho visto prima, ok, 145.000 di difesa, che ovviamente non saranno poi 145.000 nel momento in cui andremo a beccare questi colpi da Goku, perché ovviamente otterremo dei buff, inutile che ve lo ripeta ancora una volta. Voglio provare questo turno perché abbiamo Link skill ottime, visto che Link ha più o meno bene, in realtà nemmeno più di tanto, ma comunque Link con il Gohan AGL, ma Link anche un pochino col Gohan Int. In più gli dà il buff, non abbiamo preso purtroppo le 9-10 orb del turno di prima, però nonostante tutto 7 milioncini comunque ce li fa lanciare tranquillamente, anche se mi sa che non ha crittato mezza volta all'interno di questo showcase, è una roba incredibile questa qui. Cioè non mi ricordo un critico di sto Gohan. Per il resto comunque ragazzi, dai, io direi che possiamo anche concludere qui questo showcase, perché fidatevi, più di questo non c'è da mostrare riguardo l'ezza di questo nuovo Gohan LR-Int, insomma. La parola d'ordine, come vi ho detto all'inizio del video, era una ed una soltanto, anche perché poi tutti i boost dal punto di vista offensivo sarebbero arrivati automaticamente tramite già solo il portare ad Ezza questa carta. Infatti, se ci fate caso, sia il boost legato alle orb e tutto il resto, insomma, è praticamente tutto uguale, o quasi, dal punto di vista offensivo. I buff veri e propri li ha ricevuti in stats, in SA25 e tutto il resto. La parola d'ordine era aggiungere la difesa a questo Gohan. Ce l'ha adesso la difesa, ovviamente non è pazzurda, non è una di quelle difese che ti permette di tankarti le rivals agli ultimi turni, non ti permette di fare un build up, non ti permette di tankarti le road in chissà quale modo, però sicuramente adesso è una carta molto molto solida, ti garantisce un output fantastico dal punto di vista offensivo, ma garantisce anche una difesa minima, base, nemmeno tanto male, soprattutto post lancio della special, che è molto apprezzata. Detto questo ragazzi, io vi ricordo ancora una volta che ci vediamo oggi pomeriggio in live con il pool su Mero Academia, su Endeavor. Ragazzi, visto che stasera c'è la partita, direi che è evitabile, quindi facciamo la live oggi pomeriggio. Detto questo, mi piace, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Ezza, e quindi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete, andate a followarmi anche su Twitch, campanella, tutto il resto, e noi ci vediamo appuntamento prossimo video.